Amici di Parla Europa, ben ritrovati da Strasburgo, dagli uffici del Parlamento Europeo, dagli studi televisivi del Parlamento Europeo, nei quali ci troviamo in compagnia dell'onorevole Raffaele Baldassarre. Buonasera. Buonasera. Onorevole, grazie di averci concesso questa intervista in una giornata molto affollata. Lo dico perché l'onorevole Baldassarre, che è uno degli europarlamentari più presenti ed assidui a Strasburgo, anche come relatore su importanti provvedimenti, fa parte della Commissione Mercato Interno, della Commissione Giustizia, insomma di commissioni che si occupano di temi scottanti, ha anche un ruolo politico rilevante, essendo da poco diventato presidente della delegazione di Forza Italia, delegazione che prima non c'era perché c'era solo quella del PDL. Ecco, onorevole Baldassarre, io partirei da qui, al di là dei temi di politica nazionale, dei quali si parla fin troppo in altre sedi. Ci sono delle differenze specifiche per cui Forza Italia ritiene di interpretare una particolare politica qui a livello europeo? Allora, il gruppo di Forza Italia si è costituito a seguito della decisione del Consiglio nazionale, che all'unanimità ha indicato, ha scelto la strada di un passaggio dal PDL a Forza Italia, un ritorno, diciamo, alle origini, nel senso di maggiore liberalismo, di maggiore intraprendenza privata, insomma i valori fondamentali che hanno caratterizzato la nostra presenza nel passato, anche perché questa esperienza del PDL ha presentato delle criticità, diciamo. Criticità. A fronte di questa scelta e di questa decisione, suffragata, ripeto, alla stragrande maggioranza del Consiglio nazionale, una parte dell'ex PDL ha deciso di non seguire la strada di Forza Italia, pur sapendo perfettamente da 7-8 mesi, perché Berlusconi aveva parlato già 7-8 mesi fa, che questo sarebbe stato il percorso. Non solo, ma c'è chi, le immagini sono lì a testimoniarle, era in prima fila a fianco il presidente Berlusconi nel tagliare il nastro della sede di Forza Italia e visitare la nuova sede di Forza Italia in piazza San Lorenzo in Lucina. Quindi dire oggi noi non ce la sentiamo più di entrare in Forza Italia è una decisione, diciamo, non suffragata da nessun atteggiamento precedente, né personale né politico. Ma premesso che alcuni amici sono stati, come dire, colpiti da questo ravvedimento, non so quanto operoso, questa scelta purtroppo si è riflessa anche qui, dove 6-7 deputati su un gruppo di 24 ha scelto di voler fare questa strada, vorrei percorrere questa strada. Questo anche contro il nostro volere, perché noi avremmo ritenuto più opportuno mantenere, pur nella separazione delle sigle, una delegazione unica, ma la volontà era quella di distinguersi, credo anche e soprattutto per ragioni di immagine, e quindi hanno poi dato vita ad una piccola delegazione di 6-7 deputati che fa riferimento al nuovo centrodestra. Non siamo stati noi, questo quindi, ci tengo a dirlo. Baldassarre, lei no. Mi sta dicendo che sostanzialmente dove voi eravate ieri siete ancora oggi. Beh, cioè noi siamo rimasti dove eravamo, abbiamo trasformato una sigla da PDL in Forza Italia, c'è chi rispetto a questo progetto non si è ritrovato e ha deciso di dare vita ad un gruppo autonomo. Un errore, perché dividersi qui non è come dividersi al Consiglio provinciale o al Consiglio comunale, significa indebolire una posizione già non fortissima dell'Italia e di una parte del centrodestra italiano, perché c'è la delegazione dell'UDC, c'è Scelta Civica, la delegazione del nuovo centrodestra, la delegazione Forza Italia. Sarebbe stato più opportuno che queste delegazioni rimanessero, perché sono tutte, lo voglio insieme, ricordare ai nostri ascoltatori, nel Partito Popolare, e quindi avessero quindi la forza, no, di fare valere meglio le loro opinioni. Così non è stato. Cosa cambia sostanzialmente? Beh, cambia molto dall'uscita di Forza Italia dal governo. Perché se prima eravamo nel governo e quindi guardavamo anche all'attività, diciamo, europea
con un occhio sempre critico, ma più, come dire, più riguardoso, oggi possiamo avere un atteggiamento più libero. Siamo all'opposizione di questo governo, siamo decisamente alla opposizione di una serie di vincoli e di misure che purtroppo a Bruxelles continuano ad essere la regola e a danneggiare gli interessi italiani. Siamo un po' più liberi, sempre nello spirito del PPE, di indicare alcuni paesi come responsabili della difficoltà che oggi l'Unione Europea sta vivendo e del permanere delle situazioni di crisi nei paesi del Mediterraneo. Siamo più liberi di indicare quali sono gli egoismi che caratterizzano per esempio la Germania e altri paesi del nord rispetto alle esigenze che invece il nostro paese persegue e ad alcuni provvedimenti di cui avrebbe bisogno. Faccio un'ipotesi: allargare il patto di stabilità, che sta strozzando i nostri enti locali, i nostri comuni, le nostre regioni, anche laddove ci sono le risorse per poter essere impegnate, da poter essere spese. Per esempio in ordine alla possibilità di escludere dal conteggio del rapporto deficit-PIL il cofinanziamento dei fondi europei. In questo caso c'è una quota che va inserita da parte del Paese membro e quella quota noi insistiamo perché venga tolta dalla misura del debito dell'impegno. Per esempio il pagamento dei crediti della pubblica amministrazione, cosa per cui abbiamo fatto una battaglia enorme, l'abbiamo ottenuta. Lo Stato italiano deve dare 90 miliardi alle imprese. Dei 7 miliardi promessi quest'anno, questo governo ne ha dati solamente 2. Se queste somme non venissero aggiunte al debito complessivo e quindi non ci facessero sforare il famoso rapporto del 3%, forse avremmo la possibilità di immettere nel mercato una liquidità di cui il sistema e le imprese ha assolutamente bisogno. Ecco, io mi permetto di sottolineare, perché a volte queste cose non sono dette abbastanza, ma sapete che questa iniezione di liquidità ancora molto limitata, come ci ricordava l'onorevole Baldassare, ma che è comunque ritenuta dagli economisti una delle cause principali della fine della caduta del PIL. Il PIL non è ancora in crescita, però comunque sembra avere arrestato la sua flessione, si deve anche e soprattutto a questa direttiva fatta dal Parlamento europeo, che ha visto come protagonista l'attività, come correlatore, dell'onorevole Baldassare. Lo diciamo perché, onorevole Baldassare, spesso molte cose non si sanno e arriva in Italia una percezione non precisa di quello che si fa. Poi siamo più liberi di aggredire questo governo rispetto alle manchevolezze che lo contraddistinguono nel rapporto con l'Unione Europea. Allora, noi continuiamo per esempio a non aderire al brevetto unitario. Stiamo perdendo 39 milioni di euro, oltre al rischio che le aziende che si occupano soprattutto di materie tecnologiche, di nuovi strumenti, nuove procedure, nuove situazioni, si trasferiscono all'estero e possano quindi dall'estero registrare direttamente i loro brevetti invece di dover rimanere in Italia, registrarlo in Italia e poi andare fuori e registrarlo fuori perché valga negli altri 26 paesi. Stanno iniziando a discutere di come ripartire i proventi delle registrazioni, proventi che dovrebbero andare a favore della ricerca e dell'innovazione, e noi non siamo nelle sedi opportune a poter partecipare perché siamo fuori, perché siamo fuori da questo discorso. È gravissimo. Incalzeggiamo il governo sul Made In. Siamo riusciti finalmente in Commissione Mercato Interno, dopo una battaglia che ho condotto con veramente caparbietà contro una parte dei paesi del nord, a fare passare il criterio e la denominazione di origine, cioè finalmente d'ora in poi nei prodotti che circolano nella nostra Europa ci sarà l'indicazione di dove il prodotto è stato realizzato, quindi il made in che tanto sta a cuore alle nostre aziende. Il tutto è fermo in consiglio, cioè dove si riuniscono gli stati per volontà dell'Inghilterra, della Svezia e dell'Olanda. Però un governo che fa sentire la sua voce e che fa valere i suoi interessi, e questo per noi è fondamentale, batte i pugni, perché noi non possiamo stare in Europa solo ed esclusivamente per
vedere alcuni paesi che approvano quello che gli va bene e non approvano quello che non gli va bene. Parliamo della vigilanza bancaria, dove la signora Merkel sta frenando perché non vuole dare il controllo e l'ispezione delle sue banche ad un organismo che è collettivo. Allora, non è possibile che ci siano le volontà e le disponibilità italiane sempre e non ci siano le disponibilità altrui. Questo ci dà più libertà e credo evidentemente ci dà anche più autonomia rispetto a dei nostri ex amici che invece, essendo rimasti in questo governo di sinistra con una piccola pattuglia di deputati di centro, perseguirà e continuerà a perseguire strade che non portano naturalmente ai risultati che noi auspichiamo e di cui il paese sta purtroppo, a causa di queste situazioni, sta morendo, sta soffocando. Cioè, o si risolve il tema della pressione fiscale in tutta la sua gravità e con tutte le conseguenze che questo comporta per le imprese, per le famiglie, per i lavoratori, o si risolve il problema dell'efficienza della pubblica amministrazione e dell'assoluta necessità di liberalizzare tutti i passaggi che oggi inceppano il cammino delle imprese e dei cittadini, o si taglia in maniera assolutamente significativa il debito pubblico, oppure stiamo parlando del nulla. Un governo che da 6 mesi gira e rigira intorno all'IMU e poi alla fine l'ha tolta e ha aumentato le tasse di 2 miliardi. Sostanzialmente ha preso da una parte e ha dato da una parte, ma ha ripreso abbondantemente dall'altra. Che le tasche sono poi sempre le stesse. In tutto questo Forza Italia sicuramente è più libera degli altri e questo lo faremo valere qui con forza. Poi anche se questo comporterà che qualcuno anche all'interno del PPE ci guardi con maggiore, come dire, attenzione o con maggiore diffidenza, però io credo che al di là delle sigle di appartenenza poi bisogna fare gli interessi del nostro paese e non gli interessi degli altri. Bene, erano le opinioni dell'onorevole Raffaele Baldassarre, europarlamentare italiano, capo della delegazione di Forza Italia qui a Strasburgo, una delegazione forte di 14, mi corregga se sbaglio, ma insomma oltre 16 europarlamentari, che fa parte, come avete sentito con gli accenti usati dall'onorevole Baldassarre, ma fa parte della famiglia alla quale Forza Italia apparteneva già prima della sua confluenza nel PDL, cioè il Partito Popolare Europeo. Noi lo ringraziamo, ringraziamo l'onorevole Baldassarre per questa intervista che ci ha concesso, ringraziamo naturalmente soprattutto voi per averci cortesemente seguiti. Arrivederci su Parleuropa.